Benvenuti alla buona notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. In questa puntata monografica parliamo di Caritas e precisamente di Un anno con Caritas. I racconti di Un anno con Caritas ci aiutano a rileggere il 2021. Abbiamo bisogno di una narrazione che ci permetta di vedere anche con gli occhi della tenerezza quello che succede attorno a noi e anche l'impegno dei tanti volontari che animano le nostre comunità sul fronte della carità. Un anno con Caritas è stato presentato nelle scorse settimane al convivio Sant'Antonio a Monpiano. Vediamo com'è andata. Un anno con Caritas, tra una tazzina di caffè e una pallina di argilla. Lo potrete leggere in una direzione verso l'altra e viceversa. Si tratta di 24 racconti, al centro dei quali vi sarà il sogno di ieri e il sogno di sempre. Vi invito a leggere Un anno con Caritas, a riflettere con Un anno con Caritas, a meditare con Un anno con Caritas, e a gustare questo anno con Caritas. Si tratterà di una lettura interessante, accattivante e semplicemente meravigliosa. Saranno delle narrazioni piccole, come questa pallina di argilla. Saranno delle narrazioni che raccontano la vita e raccontano attimi di amore. Leggerete delle narrazioni che hanno il sapore della creazione. Leggerete delle storie che hanno il gusto della salvezza. Leggerete delle vite che hanno il sapore dell'incipienza. Ciò che leggerete sarà contestualizzato in una situazione non sempre semplice, anzi a volte complessa e persino drammatica. Ma in questo, ed è proprio in questo, che troveremo la carità, perché la carità ama la vita in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue trame, in tutte le sue contraddizioni. Che cosa ha voluto significare raccontare? Raccontare significa rivivere. E che cosa significherà per voi leggere? Leggere per voi significherà celebrare. E insieme il raccontare per il rivivere e il leggere per il celebrare sarà ancora un invito a vivere per gustare. Il mio è un invito per tutti voi, è un invito a sognare il sogno che troverete al centro di queste narrazioni. E il sogno, dicevo, è il sogno di ieri, è la civiltà dell'amore. E il mio invito, oltre a sognare la civiltà dell'amore, è un invito a credere, come dice Papa Francesco, a credere nello spirito creatore e poeta. Infine, il grazie per tutti voi che avete raccontato, il grazie per tutti voi che leggerete, il grazie a tutti voi che vi sentite poveri tra i poveri, perché insieme continuate a coltivare sogni di fraternità. E in questo sogno di fraternità, nella carità di ieri e di oggi, create la pace di domani. All'Oasi di Sant'Antonio è stato presentato Un anno con Caritas. L'edizione 2021 si compone di 24 racconti. Unica la trama, l'incipienza della carità. Due le immagini guida, altrettanti i versi di lettura. Unico il sogno in cui convergono la civiltà dell'amore. La proposta di Un anno con Caritas, nella versione racconti, si inserisce nel solco della continuità con la proposta del 2020 e con l'attenzione alla dimensione narrativa di Caritas Diocesana Brescia. Un muro da attraversare. Incontrammo Ramin circa un anno fa, al suo arrivo al campo di accoglienza di Uzivak, situato alla periferia di Sarajevo. Ramin è un ragazzo afghano che al momento del suo arrivo già viaggiava da oltre un anno per tentare di raggiungere la moglie, attualmente in Francia.
Purtroppo per molti afghani, come Ramin, non esistono canali sicuri e legali per raggiungere l'Europa. L'unica speranza è quella di compiere un lungo, faticoso e duro percorso migratorio. Anche Ramin, dunque, dopo aver abbandonato il suo paese, ha dovuto attraversare il Pakistan, l'Iran e la Turchia per arrivare lungo la cosiddetta Balkan Route, il percorso migratorio che consente di arrivare all'Unione Europea attraverso i paesi della regione balcanica. Nell'agosto scorso, mentre Ramin arrivava al campo di Uzibak, le notizie sulla sorte del suo paese si rincorrevano freneticamente. Kabul stava cadendo. L'Afghanistan tornava interamente sotto il controllo talebano. Ramin ci raccontò come anche i suoi genitori avrebbero dovuto essere evacuati, ma purtroppo rimasero bloccati all'interno del paese. Non poterono infatti beneficiare dei programmi di evacuazione verso i paesi occidentali, una possibilità offerta a troppe poche persone. Nonostante le fatiche del suo viaggio personale, nonostante l'inquietudine per le sorti dei propri cari in Afghanistan e nonostante la preoccupazione di non riuscire a raggiungere la moglie in Francia, Ramin scelse di non passare le sue giornate in maniera passiva, lamentandosi del destino avverso. Invece, si rimboccò le maniche e decise di essere utile a se stesso e agli altri migranti in transito. Cominciò a fare ogni giorno il volontario dentro il social corner aperto da Caritas, uno dei pochi luoghi di aggregazione del campo. I social corner sono infatti stanze polifunzionali all'interno dei campi di accoglienza, nelle quali i migranti di tutte le età hanno la possibilità di conoscersi, trovare qualcuno che li ascolti, chi dà loro una parola di conforto, partecipare a attività educative, a corsi di lingua, a momenti di gioco o anche semplicemente vivere momenti di svago liberi. La distribuzione di tazze da tè caldo contribuisce ulteriormente a rendere questo luogo un vero e proprio polo di aggregazione all'interno dei campi. Questa scelta di fare il volontario ha probabilmente salvato Ramin da una vita di nebbia, fatta di lunghe attese e disillusioni. Nel marzo scorso, dopo quasi un anno passato insieme, Ramin ci ha salutato, dicendo che si sentiva finalmente pronto di provare il game. Game è il modo in cui i migranti in transito lo chiamano il tentativo di attraversare l'ultima frontiera, quella con la Croazia. Noi non lo abbiamo sentito per qualche giorno. Poi ci è arrivato un suo messaggio dall'Italia e dopo un paio di settimane ci ha mandato una foto dalla Francia, finalmente in compagnia della moglie. Scusate. Ce l'ha raccontato. Appelli di umanità. È giovedì mattina. Manca poco al fine settimana. Ti pregusti i giorni che verranno. Arrivi in ufficio, saluti le colleghe. Qui ti dicono che il presidente russo Putin ha annunciato l'inizio di una vasta operazione militare in Ucraina. È guerra? Non ufficialmente. Hai paura, ma è lontana. Ancora non lo sai che da lì a pochi giorni sarai travolta dal carico emotivo di questa occupazione e incontrerai le persone in fuga dalla guerra, le persone che aspettano i propri cari qui, le persone che mettono a disposizione una casa, le persone che vogliono donare qualsiasi cosa, le persone che vogliono avere informazioni. Persone. Il 21 marzo Carta Diocesana istituisce una segreteria apposita per gestire le richieste relative all'emergenza ucraina, con indirizzo mail e numero di telefono. Dall'attivazione, la valanga di cui parlavo prima ci arriva addosso e dentro. Perché quando trascini la cornetta verde per rispondere, non sai che voce troverai dall'altra parte e in che lingua ti parlerà. E mentre rabbatti qualche risposta, già sotto c'è un'altra chiamata in arrivo. Sei al telefono, intanto leggi le mail e spesso l'oggetto è help, aiuto. Tra voce e scrittura non sono mancate persone ucraine approdate in ufficio cercando aiuto, ma una risposta preconfezionata noi ce l'abbiamo. Tante volte la risposta data è non lo so, con tutto il suo carico di frustrazione e di impotenza.
La fortuna, però, è stata di non gestire da sola la segreteria, ma avere a fianco tre persone che hanno condiviso l'esperienza con me. Elisa, volontaria. Nella segreteria è stato bellissimo sentire tante persone offrire la propria casa, il proprio tempo, le proprie capacità per gli altri. In questo periodo di difficoltà, le nostre comunità hanno dimostrato la loro parte migliore. E anche Simona, volontaria, si è rivelata un'esperienza arricchente. E infine Giorgio, volontario del nuovo corso di Caritas. È la carità febbrile che anima tutti i soggetti in prima linea, che diventa quasi rabbia, nella sorda consapevolezza che tutto il nostro operare non riesce a fermare gli assassini. Eppure noi continuiamo. Spes contra spem. Perché il mare è fatto di gocce e ognuno di noi ne porta una. Non so se portiamo una goccia o siamo gocce. Non so cosa significhi fuggire da una guerra. Pensare di non vedere per mesi o mai più un compagno, o un padre, un amico, dividersi da una mamma, lasciare indietro dei figli. Però so cosa significa alzare la cornetta, aprire la casella mail e ogni giorno accogliere con un sorriso chi fugge, e non solo dall'Ucraina. Sono loro le gocce che mi scavano dentro e che mi insegnano il significato profondo della parola spes, speranza. Siete parte viva della Chiesa, siete la nostra Caritas, come amava dire San Paolo VI, il Papa che l'ha voluta impostata. Egli incoraggiò la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di un organismo pastorale per promuovere la testimonianza della carità nello spirito del Concilio Vaticano II, perché la comunità cristiana fosse soggetto di carità. Anche nel 2021 le Caritas parrocchiali hanno dato testimonianza dell'incipienza della carità, ovvero di una carità sempre sul punto di partenza, in stato di avanzamento, con buoni margini di miglioramento. La semplicità del cuore. È una sera d'inverno. Dopo l'incontro con il nostro parroco Don Lucio e il gruppo Caritas, torno a casa, carica del confronto, ma anche dei silenzi, attorno alle crepe e ai germogli che riconosciamo nella nostra Caritas, nella nostra comunità, nella Chiesa. È tardi, ma secondo la necessità di fermare sulle pagine bianche il compito che ci è stato consegnato,
rispetto a quello condiviso poco prima. Così, al caldo della stufa legna, seduta al tavolo della mia cucina, inizio a scrivere. La scrittura scorre lenta e veloce insieme. Si fa più faticosa il racconto di un fatto che ci ha segnato come gruppo Caritas perché mi fa ricordare pezzi di vita che mi hanno coinvolto emotivamente. Al mattino non mi resta che inviare tutto via fax. Nella segreteria di Caritas diocesana iniziano ad arrivare alcuni elaborati delle Caritas parrocchiali, frutto del discernimento successivo all'incontro Caritas 2021. Mi arriva uno per fax. È scritto a mano. C'è ancora qualcuno al giorno d'oggi che scrive a mano, mi viene da pensare. La scrittura è corsiva, femminile, elegante. Inizio la lettura. Man mano che le parole scorrono, i miei occhi si velano, mi viene la pelle d'oca e ho l'impressione di arrossire. La storia, narrata da Delfina, mi commuove. Mi sento coinvolta al punto da desiderare di leggere anche il resto e la mia attenzione si ferma su un passaggio. Riusciamo a coinvolgere nelle attività Caritas anche alcune delle persone che aiutiamo, accogliendo a nostra volta la loro disponibilità e generosità. Alcuni di loro, inoltre, nonostante le difficoltà, portano in Caritas per condividere con gli altri quello che hanno disponibile, uova, verdure, frutta di stagione, e così facendo si è formata una grande famiglia. Non serve continuare oltre. La bellezza della semplicità nelle relazioni mi stupisce sempre. Non resisto all'urgenza di condividere il testo con Chiara. Le lascio sulla scrivania il tutto accompagnato da un post-it. Devi assolutamente leggere questo scritto. È tutto cuore. Ed è stato bello. Le parole scritte sulle pagine di un giornale, le immagini montate in un video che raccontano storie di carità, diventano a volte nomi conosciuti, persone incontrate, mani da stringere. È quello che capita quotidianamente ai parroci, in modo inedito ai preti come me, da poco diventati parroci, che per anni si sono occupati di altre cose. Se infatti far conoscere storie e volti di carità è sempre interessante, non manca a volte la percezione di dire qualcosa che non può mai essere completamente tuo. Allo sguardo del cronista, che però, quando lascia spazio a quello del pastore, assume necessariamente una prospettiva diversa. Da settembre 2021 sono parroco di Ospitaletto. Fin dai primi giorni ho iniziato a occuparmi della Caritas, dei volontari e delle persone che si accostano a questa realtà. Mi è capitato, ed è stato bello, vivere l'entusiasmo di chi deve dare vita a un ambiente nuovo, appena acquistato. Avevamo una Caritas da inaugurare. È avvenuto il 13 novembre 2021. Rendere belli, accoglienti e funzionali gli spazi, immaginare servizi e tempi concreti per incontrare e servire al meglio i più fragili, inserirsi in una storia di carità che dura da decenni, subito una bella sfida. Mi è capitato, ed è stato bello, cercare di coinvolgere tutta la comunità cristiana e il territorio per far cogliere l'importanza di quanto, di settimana in settimana, incontro dopo incontro, avviene in Caritas tra le persone, quelle che danno e quelle che ricevono ascolto, una borsa della spesa, un abito usato o un oggetto. Mi è capitato, ed è stato bello, farci aiutare nel racconto di quanto avveniva dai bambini del catechismo. Sono venuti a visitare gli ambienti, e persone, gruppo per gruppo. Ci hanno restituito i loro disegni, i colori, i volti e i gesti della carità. Ci hanno lasciato in sede una parete piena di vita. Ci hanno ricordato che la Caritas siamo tutti noi e che lo siamo insieme. Che Caritas è un fratello che si prende cura di un altro fratello. Mi è capitato, ed è stato bello, cogliere quanto sia la stima verso noi della gente, delle istituzioni, dei gruppi e delle associazioni, quanto peso sociale abbia quanto facciamo, che siamo la risposta più prossima che la comunità possa dare. Mi è capitato, ed è stato bello, vedere i nostri uomini e donne della carità desiderare incontrarsi tra loro,
con gli amici della San Vincenzo, con chi si spende per i poveri della comunità, col desiderio di formarsi, crescere, pregare e comprendere sempre più il valore di quanto viene vissuto. Una rete di relazioni che ci sostiene. A volte, le parole scritte sulle pagine di un giornale, le immagini montate in un video, diventano carne e sangue. E anche i preti se ne accorgono. Abbiamo visto un anno con Caritas 2021, l'incipienza della carità, racconti, musica e segni che testimoniano quanto il nostro territorio sia ancora molto vivace, sia molto attento ai bisogni e alle difficoltà delle persone. Da Luciano Zanardini, grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.